luci, non c'è più niente. In Europa ci sono alcuni paesi, la Germania, la Svezia, la Finlandia, che si stanno preparando alla transizione energetica. Da 10-15 anni stanno investendo sul solare, sul geotermico, sull'eolico. Noi cosa stiamo facendo? Noi rischiamo che siamo attaccati alla canna del gas di Putin. E se Putin ci dice no, io non te lo mando, noi possiamo spegnere, qua si spegne tutto, si ferma il mondo. È sull'energia che si deve investire. Secondo voi Renzi chi l'ha messo là? Secondo voi non c'è una battaglia sull'energia per questa cosa? Qualcuno dice che Renzi è stato messo dall'opposizione di Obama, oltreoceano, perché l'Italia stava diventando troppo russa da tanti anni, perché sta facendo una politica energetica legata al gas della Russia. E questo agli americani non va bene, perché gli americani vorrebbero, noi siamo stati sempre una colonia americana dalla fine della seconda guerra mondiale. E noi cosa dobbiamo essere? Una colonia americana, una provincia russa, questo dobbiamo essere. Noi siamo italiani, non siamo né sudditi americani né amici dei russi. Abbiamo il sole, abbiamo l'aria, abbiamo l'acqua, abbiamo tutto quello che vogliamo. Loro se vogliono, se hanno bisogno, noi li possiamo ospitare, ma noi qua abbiamo tutto quello che ci serve. Non dobbiamo dipendere da nessuno. E questi politici che noi abbiamo mandato in Parlamento, questo hanno fatto, ci hanno fatto diventare dei sudditi. Allora evitiamo di mandare di nuovo Iva Zanicchi, Elisabetta Gardini, Clemente Mastella, Scopelliti, Renato Soru, perché questa gente noi dovremmo mandare adesso là. Soru indagato, Scopelliti indagato, queste persone. O dobbiamo mandare la Moretti, che ieri sera non riuscivo a dormire perché mi sono guardato il confronto col mio collega Luigi Di Maio. La Moretti, che sembrava un demonio, io quando ho visto alla fine le si aprivano pure le narici, perché quando tu sei veramente incattivito e parli in quella maniera, ho detto, ma questa che ha? Ma perché fa così? Ho capito che stai perdendo le elezioni, ma non puoi fare così. Cioè, ti morisci avere a casa una che ti fa così, perché veramente è proprio paurosa, fa paura. Ma cosa hanno queste persone? Perdi come perde chiunque altro. Io non è che ce l'ho con te, vai a casa, vai a fare un altro lavoro. Non sei capace di fare questo, farne un altro. Ma non che aggredisce in quel modo il mio collega Di Maio e dice quelle menzogne, bugie, ma proprio bugie che non si possono dire. Voi non avevate diritto ai rimborsi elettorali, grandissima ignorante. Noi avevamo diritto perché noi non avevamo intenzione di prendere i rimborsi elettorali, e quindi Beppe Grillo non ha fatto la dichiarazione patrimoniale che è necessario fare per prendere i rimborsi elettorali. Siccome noi non li avevamo presi, perché non li abbiamo mai presi in tutte le elezioni, né regionali e né locali, non avremmo preso neanche 42 milioni di euro che invece il tuo partito si è messo nella sacchetta e non ha rendicontato. Vergogna! Quando noi a giugno abbiamo fatto una mozione chiedendo al Parlamento di rinunciare a 91 milioni di euro che i cittadini stanno morendo di fame, loro cosa hanno fatto? Hanno detto no, loro sono quelli dei no. Quando gli abbiamo detto il reddito di cittadinanza, hanno detto no. Quando gli abbiamo detto il politometro, hanno detto no. Quando gli abbiamo detto facciamolo decadere il decreto IMU Banca d'Italia, che è un latrocinio dei cittadini italiani, hanno detto no. Sono loro che dicono no. Sono loro che dicono no. Vergogna! Si devono vergognare e vanno in televisione a dire quelle menzogne. La Lilli Gruber, questa sedicente giornalista, una vergogna. Io dico che noi non ci dobbiamo andare mai più dalla Gruber, perché è una vergogna vivente il modo con cui conduce quelle interviste. Perché se io dico una cosa e lui ne dice una che è opposta alla mia, io sono un giornalista, ho il dovere di fare conoscere al cittadino la verità. Allora se lui dice che io i rimborsi elettorali non avevo diritto, io ti sto dicendo, Luigi Di Maio, guarda che io ne avevo diritto e non li ho presi perché non mi interessava. La giornalista dovrebbe dirimere il dubbio, invece loro no, stanno lì e fanno show, dei cittadini non gliene importa nulla, fanno solo show, sono bellini, sono carini, sono messi là, strapagati. E gli piace far vedere due politici che si scannano fra di loro. E il cittadino come un deficiente che li guarda e dice, ma chi è? Qual è la verità? Qual è la verità? Io la so. Ma chi la guarda come fa a saperla? Come fa a saperla la verità? Ma che cavolo di televisione è questa? Ma solo in Italia siamo in grado di fare questa televisione che è pessima. E poi dice, ah, perché voi ce l'avete contro la televisione?
È vero che ora stiamo andando. Io sono sempre contraria. Sono sempre contraria perché ci sono giornalisti che non sanno fare il loro lavoro, mi dispiace. Perché se uno ti dice, e chiudo, se uno ti dice guarda che le province non le abolite, quella ti dice, noi dicevamo guardate che le province non le avete abolite, e la Picerno diceva, no, noi le abbiamo abolite, quella con la legge nella mano diceva le province non le avete abolite, le avete chiamate in un altro modo, è una cosa diversa. E cosa faceva Santoro? Si strusciava le mani. Scusa, ma che cavolo di strusciare le mani? Sei giornalista, allora tu dovresti sapere se le province sono state abolite o no. Oppure nel mondo tutto è così, che ogni cosa può essere in un modo, può essere nel suo opposto. No, signori, non è così. Non è così. E adesso che ci siamo noi, finalmente questo sta venendo fuori. E loro se la stanno facendo sotto perché hanno trovato persone che glielo fanno notare, hanno trovato persone che in 12 mesi non sono stati in grado di corrompere, che non sono stati in grado di farsi diventare amici, perché io non ho alcuna amicizia con nessuna di queste persone. Quando li incontro li saluto educatamente, buongiorno e buonasera, perché sono una persona educata. Ma schifo mi fanno, e lo dico con tanto orgoglio, senza problema. Senza problema. E prima di chiudere voglio dire un'altra cosa. Presidente della Repubblica, noi abbiamo fatto un impeachment al Presidente della Repubblica. Ora io dico questo, noi non è che non rispettiamo il Presidente della Repubblica, noi rispettiamo intanto l'istituzione. Ora questi miei colleghi al Parlamento, io veramente l'altro giorno gliel'ho detto, ho detto guardate, dico ma voi perché anziché rispettare semplicemente venerate, perché loro hanno nei confronti di Napolitano una venerazione, non è possibile nominare il Presidente della Repubblica. Io pensavo che non era possibile nominare il nome di Dio in vano, però il Presidente della Repubblica pensavo che si potesse nominare, e a me questa cosa mi intimorisce, perché penso che questa gente è cresciuta all'interno di una setta, non so all'interno di quale setta, ma il modo in cui hanno di ragionare li fa collocare come se fossero dei soldatini, no? Che dicono, ripetono sempre le stesse cose, vedete quelli che vanno in televisione e dicono sempre voi dite sempre no, voi dite sempre no, che poi è esattamente l'opposto. Ecco, mi intimorisce, dico ma queste persone da dove vengono veramente? Ce lo dobbiamo chiedere, come le selezionano queste persone? Perché i cittadini normali non riescono a stare in un partito normale, cioè in un partito come il PD? Perché tu non ci sei, magari dici io potevo pure pensare. Ma sa cosa li selezionano? Ecco, questo un po' mi preoccupa. Io ho detto, il Movimento 5 Stelle ha fatto un impeachment al Presidente della Repubblica perché non ritiene che questo Presidente della Repubblica stia rappresentando i bisogni dei cittadini italiani, e mi auguro che non sia vero, che non sia vero che il Presidente della Repubblica ha in mente un altro indulto, perché io nelle carceri ci sono state e ho visto solo poveri disgraziati. Quindi se loro hanno a cuore i poveri disgraziati, fanno in modo di aiutarli, di tirarli fuori dalla delinquenza, dalla droga, perché questo è quello che succede, delinquenza, droga e disoccupazione. Se loro invece vogliono aiutare i loro amici di Expo o di altre schifezze, troveranno un muro, e quel muro si chiama Movimento 5 Stelle, e non glielo permetteremo. Questa volta se ne stanno in galera, non escono, come è successo nel 92, nel 93 e poi nel 2006. E non escono perché vinciamo queste elezioni europee e crediamo che vengano sciolte le camere e che si torni al voto e vinciamo, andiamo al governo e poi li facciamo ballare a tutti quanti. E basta ragazzi. Grazie Giulia. E se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda la può fare tranquillamente. Domande, dubbi, perplessità? Nessuno? Chiudiamo così? Vinciamo noi. Grazie, buonasera a tutti. Vieni qua, vieni qua.
fare delle mani. Aspetta. Franco Conte. Dai, uno, due, tre, dai, gridarlo però, perché sennò non viene bene. Uno, due, tre. Ok, grazie. Dai, ragazzi. Grazie ragazzi, grazie per quello che fa tutti i giorni. Stai andando? Sì. Oh, sei pronto, Carlo? Ci sentiamo. Ci vediamo.